No, 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 ferma tutto, ferma tutto. Cioè, ragazzi, sono tornato! Ragazzi, ma da quanto tempo? Da quanto tempo è che non ci vediamo? Ragazzi, sono talmente felice di rivedervi. Non vi vedo, però sono contento, ragazzi, perché tanto, tanto, troppo tempo che non ci vediamo. Ho avuto tantissime cose da fare, troppe cose da fare. Andiamo subito perché mi è arrivata questa. Quindi facciamo una di quelle recensioni fighe, ma alla Black. Quelle dove ci sono immagini fighe e... Regia, pompa ste immagini. Vai, 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 vai. Ragazzi, partiamo subito col parlare di questa webcam C922 Pro Stream della Logitech. 1080p con 30 frame per secondo, 720p con 60 frame per secondo. Come potete vedere, sulla scatola è presente una sagoma con una testa che corre. Dotata anche del background replacement, come scritto in alto a sinistra sulla scatola, con un semplice click questa webcam vi permette di eliminare il vostro sfondo. Ovviamente se avete un panno green screen o blue screen, quei teli insomma tutti colorati di blu o tutti colorati di verde che servono appositamente per fare video ed eliminare il vostro sfondo, potrete con questa webcam inserire il vostro viso, il vostro volto all'interno dei vostri gameplay. Abbiamo una scatola di questo tipo, ecco, adesso l'ho messa giù per farvi vedere il metodo scavichi ma non apra. È un metodo molto complicato che non è da tutti, ma molti utilizzano questo metodo per farsi del male tra il polpastrello e l'unghia. Una volta scavicchiato e tolta la plastica fastidiosissima, possiamo procedere con l'apertura del nostro packaging contenente la nostra webcam Logitech C922. A questo punto non ci rimane che andare a vedere che cos'è questa roba. Cos'è sta... Va bene, questa è... l'appoggiamo qua, eh. Poi ragazzi, incredibile, abbiamo dei fogli di carta e guardate qua che figata. Due parallelepipedi incastrati, però li appoggiamo qua e una scatola vuota, fantastico. Adesso procediamo, l'appoggiamo qua e guardate i fogli illustrativi, si possono anche girare, veramente straordinario. Attenzione perché qua abbiamo il pezzo forte che vi dicevo, è avvolto dalla plastica, una plastica che può essere utile per tante cose, ma noi andiamo a vedere che cosa serve questo tripod, questo treppiedi. Si utilizza non per la nostra webcam, ma per altre cose. Vi starete chiedendo che cosa? Ne riparleremo in un altro video. A questo punto invito e sconsiglio vivamente la visione di questo video per tutti i maniaci della tecnologia che fanno fatica e soffrono durante la visione di togli la pellicola dal tuo prodotto tech. A questo punto molti di voi staranno soffrendo, ma staranno continuando comunque a vedere il video. Non fate caso alle ditate che sto lasciando, sono piene di grasso e stanno sporcando letteralmente la nostra webcam. Se siete stati forti di cuore e state continuando a vedere il video, complimenti. Vi invito subito a lasciare un like o altrimenti vengo a casa vostra e vi spezzo le gambe. Riandiamo a prendere il nostro piccolo treppiedi. Eccolo qua, fantastico. Abbiamo forse capito a che cosa serve. Infatti al di sotto della nostra webcam vedo un buco. Quel buco può servire forse per essere agganciato al treppiedi? Non lo so, scopriamolo insieme. A questo punto scopro anche che c'è un braccio pieghevole, snodabile, che può essere utilizzato per... ecco. Forse se lo aggancio qui e giro, qualcosa succede.
ed ecco scoperto l'arcano mistero che circonda il nostro treppiedi dalla webcam C922 Pro Stream della Logitech. E poi l'ho messa anche un po' con la luce di fronte, così fa pure l'effetto figo. A questo punto sono stato all'incirca una ventina di minuti per cercare di capire come posizionare la webcam. È stato davvero complicato per me. Sapete, uno come me, esperto nel posizionamento di webcam dalla mattina alla sera, sono riuscito a trovare la sua vera e reale posizione. La webcam infatti va semplicemente piegata con il suo braccetto e, aprendo anche la sua parte inferiore, rimane semplicemente appoggiata sul nostro monitor. In questo caso io ho un MacBook Pro 13 pollici metà 2012 e si è adattata alla perfezione. Quindi ragazzi, questa webcam può essere posizionata davvero su qualsiasi monitor. La sensazione iniziale che ho avuto, ragazzi, è stata quella di avere una webcam praticamente appoggiata sullo schermo e ho avuto la paura, insomma, che potesse cadermi a terra. Però ho provato anche a muovere, a scuotere lo schermo e, come potete vedere, con un semplice passaggio può essere spostata e comunque rimane salda allo schermo. Webcam inoltre dotata di un automatic low light correction, e cioè una correzione automatica per le luci basse, che è una gran cosa, ragazzi, perché non tutte le webcam hanno questa caratteristica. Vediamo dunque quali sono le immagini e la nitidezza che ci permette di avere questa webcam. La confronteremo con la webcam del nostro MacBook Pro 13 pollici e con una reflex da 2000 euro circa, compresa di obiettivo. Per farvi avere il meglio, ovviamente, qua su Magna TV, come abbiamo sempre detto, ho voluto però portarvi un confronto degno di nota. Eccoci qua, ragazzi, vediamo subito la differenza che c'è tra una Reflex Canon 70D, quindi stiamo parlando di una macchina semiprofessionale, dal costo complessivo sia di obiettivo e di macchina, corpo macchina, di circa 1800-2000 euro, e abbiamo a confronto una Logitech C922, ovviamente nata per le streaming. Le vediamo adesso, voglio appunto vedere quali sono le differenze, le state vedendo in questo momento. Stiamo parlando di una webcam che costa, ragazzi, solamente 105 euro circa, e ragazzi è evidente che una macchina da 2000 euro è superiore, ma se guardate molto attentamente abbiamo una webcam veramente con una qualità eccelsa. La prima cosa che vi voglio far sentire è l'audio. In questo momento state sentendo l'audio della Canon 70D, ok? Ho settato leggermente con l'applicazione, ho diminuito leggermente la luminosità e ho aumentato leggermente il contrasto. Questo perché? Perché ovviamente ho messo in una posizione apposita il mio MacBook per andare a testare la luce alle mie spalle, quindi come si comporta la nostra C922 con la luce alle nostre spalle. Perché? Perché ovviamente il sensore andrà più in sforzo se invece, ad esempio, lo andiamo a portare in questa posizione. Come potete notare qua abbiamo una luce differente, quindi il sensore lavora molto molto meglio in questa circostanza qua. Quindi ragazzi, guardate che qualità video, la sto tenendo ovviamente con la mano, sta tremando perché non è nata per essere tenuta in una mano, ok? È nata appositamente per essere posizionata al di sopra di un monitor. Come potete vedere, il cambio di luce è veramente rapido, ok? Quindi se considerate che comunque una webcam deve rimanere ferma al di sopra di un monitor, è veramente eccezionale. Vediamo la messa a fuoco, è evidentemente molto rapida, ok? Come potete notare, sopra abbiamo la Canon, ok? E guardate, ragazzi, che differenza sostanziale che abbiamo tra le due, ok? Quindi una messa a fuoco che possiamo aumentare o diminuire ovviamente nel settaggio. Non ho modo purtroppo di provare il background replacement, che sarebbe praticamente la capacità della nostra webcam di togliere, di eliminare il nostro blue screen o green screen, quindi il nostro sfondo omogeneo a tinta unita, e di poter inserire la nostra sagoma, la nostra faccia all'interno delle nostre streaming. Benissimo ragazzi, come ultima analisi conclusiva voglio farvi vedere la differenza che c'è tra il 720p, quindi risoluzione 720p a 60 frame per secondo. Quella che state vedendo adesso è a 60 frame per secondo, guardate la fluidità. Perdiamo ovviamente per quanto riguarda sulla risoluzione, perché comunque siamo a 720 e non a 1080. Adesso vediamo la differenza che c'è nel 1080p.
Benissimo, ora siamo con 1080p di risoluzione. Guardate la differenza sostanziale anche nei movimenti. Diciamo, è un po' più laggante, si nota molto poco. Adesso non è che uno deve fare una partita a tennis, però in sostanza, ragazzi, come vedete, la differenza c'è. Dunque, ragazzi, il consiglio che vi do è che, ovviamente, come tutte le cose, dipende poi uno cosa deve farci con la webcam. A livello di nitidezza, a livello di diciamo risposta in termini sia di luce, di sensibilità alla luce, con appunto la low light correction, veramente veramente veloce e rapida. E per quanto riguarda un altro punto veramente a favore di questa webcam, è che è veramente leggera, rapida, quindi non avete bisogno di togliere l'SD dalla solita reflex. E quindi vi dico, secondo me, cioè, per il mio utilizzo giornaliero, gameplay e non, è veramente eccezionale. Per quanto riguarda invece il 720p, lo consiglio nel momento in cui qualcuno vuole appunto portare il gaming o un gameplay utilizzando appunto ad esempio l'Elgato, utilizzando OBS o altri software per streamare appunto su YouTube, su Twitch, sui vari canali. Ragazzi, è veramente utile il 720, anche perché abbiamo un frame per secondo elevato e comunque rimane una piccolissima webcam in alto a sinistra, in alto a destra, cioè rimane comunque limitata la facecam. Come ultimo test siamo ovviamente con la facecam del mio Mac. Ragazzi, cioè veramente squallida, guardate il rumore, guardate che casino, fa veramente schifo, schifo, schifissimo. Allora, diciamo, per concludere, la consiglio se diciamo la volete portare per i gameplay, veramente comoda, rapida e non ingombra, si appoggia, la spostate come volete, dove volete. E non la consiglio più che altro per chi ha MacBook e vuole fare delle cose un po' più particolari, perché purtroppo a livello di software non ha diciamo le stesse funzioni che può avere e per cui può essere sfruttata meglio su un PC Windows. Quindi la consiglio molto di più su Windows, la consiglio un pochino meno per il MacBook. Per quanto mi riguarda, per me è il top. Un altro pro che mi è piaciuto molto è il fatto che ci sia all'interno della scatola questo cavalletto qui, quindi regolabile sia in altezza che, diciamo, con la possibilità di snodarsi e quindi di spostare la webcam, o comunque lo potete utilizzare. Ad esempio, io lo utilizzo anche per necessità diverse, come può essere ad esempio l'utilizzo del faretto, me lo attacco e me lo appoggio sopra la scrivania e sono a posto. Quindi gran cosa anche questa cosa del cavalletto, anche se non è un cavalletto da 1 milione di euro, è comunque un accessorio veramente veramente che è utile e che fa veramente comodo. Quindi, ragazzi, questo per oggi è tutto. Spero che vi sia piaciuto questo video. Un saluto dal Mr. Black, detto anche il Mr. Nero. Ovviamente, per chi non lo sapesse, potete trovare il mio canale in descrizione, dove troverete tutt'altro genere di roba, quindi roba del tipo Make the Difference. Saluto e ringrazio ovviamente la Logitech che mi ha inviato la C922 per poterla recensire, per poterla portare nel canale. Ciao, tantissimo guagna per tutti, ragazzi, e Mr. Black, detto Ernero, vi saluta.